Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xyuder. Io sono la Fami. E oggi ragazzi siamo qua su Clash Royale perché abbiamo da fare una cosa importantissima anche per me, oltre che per la Fami, non si sa bene per qual motivo, anche per voi ragazzi. Non abbiamo ancora finito, no. Non avete ancora finito? Amo, no. Devi parlare se devi parlare con me, sento, parla no, qua. Smettila che lo sento. Secondo siamo me no. Per aprire il suo baule del clan. Esatto. Il mio non è ancora finito. Siamo qua ad aprire il baule del clan 10 su 10. Però ragazzi, prima di andare a spararci l'apertura del baule del clan, direi che come minimo una battaglia ci sta. Tra l'altro il nuovo deck ha nel suo interno, al posto del golem del ghiaccio, la tornado, che secondo me potrebbe essere davvero una buona soluzione. Me l'ha consigliata un ragazzo dei Nova Ita, quindi perché no, ho deciso di provarla per qualche giorno. Andiamo subito in una battaglia e vediamo come ci riusciamo a comportare. Siamo contro Silvia Miranda, buona fortuna, dei Cerberus. 4243 trofei per lei. Secondo te la vinco o la perdo? Non lo so. Allora, apertura subito con una lapide. Io apro con un cavaliere da tutt'altra parte e vediamo di aprire anche con un Trist di Goblin. Perché no? Perché no? Continuiamo l'attesa. Lui apre, lei apre con un bombarolo e la fireball meravigliosa, ragazzi. Va a tirare via bombarolo a danneggiare le varie lapidi e la sua torre. Ma attenzione, attenzione, non è finita, non è finita. Direi di usare subito il tornado per avvicinare le truppe e danneggiarle. Guardate, 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 aveva ragione, aveva ragione. Peccato solo per la Valchiria che riesce a tirare una hit. Molto figo il tornado in questo frangente. Tentiamo subito un'apertura con lo Glider e il cavaliere. Vediamo un attimo cosa facciamo. Apre con un mortaio, ma gli siamo sotto con entrambi. Qua ha tirato troppo presto il tronco. Troppo, troppo presto questo tronco, ragazzi, che dà la possibilità di liberare i suoi scheletrini. Ma tiriamo comunque una legnata. Lasciamo entrare gli scheletrini. Volevo fare qualcosa di più, ma la vedo un po' brutta. Riesci a dare una bomba, purtroppo, che fa malissimo. Lasciamo andare il nostro moschettiere, scusate, ed è in vantaggio. 2351 contro i 2659. Mi gioca la Valchiria, un leggero ritardo. Quindi direi di tirare uno spirito del ghiaccio e un cavaliere per spostare appunto la sua Valchiria in un modo un po' più centrale, eventualmente aspettare il cavaliere, giocargli dietro il nostro Og Rider. Og Rider anche per lei, anche lei gioca, mi viene da dire lui, però anche lei gioca l'Og Rider. Vediamo se gioca la lapide. 11. La gioca un po' tardi, ragazzi, lasciamo andare. Ce l'aveva a livello 11 anche lei? Attenzione così, ragazzi, ma il nostro Glider è meraviglioso. È meraviglioso, guardate che male. 143, siamo praticamente quasi full mana. Aspettiamo ancora un attimo. È molto dietro, andiamo con il moschettiere. Dovrebbe tirare giù il suo bombarolo, che comunque tira sempre quella bomba infame. Andiamo di nuovo con lo Glider, obbligandola quindi a counterare. Oh mio Dio, gioca un mortaio. Lo Glider si è andato per i fatti suoi. Non ho capito quel mortaio, ma direi di sbrigarci a tirarlo giù e eventualmente io con una fireball tirerei via tutta la sua orda. Sospettavo che venisse anche colpito lo Grider, quindi con il vortice lo spostiamo, andiamo addirittura a congelare e finisce tutto il cavaliere. Attenzione ancora al mortaio, molto infido, riusciamo comunque a girare la Valchiria via quell'orda di sgherri che ci dà veramente un sacco fastidio. Lo Grider di prepotenza, dobbiamo andare a congelarlo. Eh sì, 7 secondi alla fine, proviamo a spostarlo, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo e andiamo a portarci a casa il risultato. Un po' da nerf, un po' da merdine così, però ce la siamo comunque portati a casa. Beh ragazzi, il momento è giunto, direi di andare ad aprire il baule del clan, ma prima vi ricordo sempre di lasciare un bel like se vi è piaciuto il nostro video e di iscrivervi sempre al canale e soprattutto ragazzi di attivare
la nostra campanella per essere sempre aggiornati su tutto. Mi raccomando, vai col baule del clan, vai col baule del clan. Qui a 7 skip, 1620 di gold. Molto bene, molto bene. Abbiamo 9 bavari scelti. Questi non li uso non mi piacciono. Abbiamo 2 goblin cerbotanieri. Questi invece a livello 9 secondo me potrebbero sostituire il moschettiere, secondo me. Poi abbiamo 5 lapidi. La fama intanto si addormenta mentre noi apriamo il baule, non gli interessa niente. Avanti ancora 67 grandi goblin. Che tra l'altro nerferanno nell'aggiornamento. Nerferanno. Andiamo avanti, 2 skip ancora. 20 mini spruzzini. L'ho appena tolto e trovo 20. Ragazzi, se troviamo le epiche, arriva la leggendaria. Speriamo. Vai, fallo tu. Due mongo. Peccato, niente leggendaria, ma altre epiche, credo. E spero che questa volta sia il tornado. Allora, vai. No, 165 goblin. Che schifo. Che schifo. Tutti i goblin, giusto, il cerbottaniere, i lancieri e la gang. Beh, ragazzi, direi che il video può fermarsi qua. Noi vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi in questi minuti, per esservi divertiti. Vi mandiamo un bacio grandissimo. Grande, e alla prossima. Ciao.